Salve a tutti, benvenuti in questo video. Oggi parleremo di pancake. Ragazzi, benvenuti a Sweet Home Annisa. Questa sera sono qui perché voglio provare a fare cupcake. Vorrei provare questa nuova macchinetta e, mischiando tutti gli ingredienti, riuscire a fare una ricetta, anche se io non sono né una casalinga né una pasticcera, ma semplicemente una persona che vuole provare a fare qualcosa di diverso. Iniziamo subito con l'accendere la macchinetta, così si scalda. In più, qua, quando si apre questa macchinetta, siccome userò dei pirottini, metterò dell'olio di mais, di semi di mais, che è un olio molto leggero, sul coperchio in modo che non si attacchino. Intanto questa si scalda. Adesso prendo il burro, lo zucchero vanigliato e il sale e metterò tutti quanti nella planetaria. Allora, ancora non è tutto per bene amalgamato, però intanto posso incorporare le uova. Le uova sono proprio fresche fresche e del pollaio dei miei genitori. Quindi sono buonissime, non ci piove. Richiudo lo sportellino e rifaccio partire. Riabbasso un attimino perché devo mischiare la farina con le mandorle tritate. Devo unire anche il lievito. Intanto ritrovo il tutto. Anche 4 cucchiai di latte. Adesso ho preso una siringa da pasticcere, l'ho già messa dentro un bicchiere per aiutarmi. Poi prendo questo impasto e lo metto dentro. E ci riempiamo i nostri pirottini. Adesso mettiamo il tempo, 15 minuti, quando il bambino arriverà ai 15 minuti, questi dovrebbero essere pronti, intanto io ne preparerei altri. Siamo arrivati alla fase di apertura, sono carinissimi! Piccolini ma profumatissimi. Ok, ci siamo. Allora, adesso prendo il burro 70 grammi e lo metto nel microonde perché si deve sciogliere un po'. Poi prendo il formaggio fresco e la cioccolata calda che ho già sciolto a bagnomaria. Si può sciogliere anche nel microonde anche lei. Facciamo tutto un impasto. Direi basta, il burro si è sciolto, ne metterei un po',
e ritroverai il tutto. Il colorante rosso, perché voglio il ricciolino rosso. Ci vuole anche l'amaro per contrastare tutto il dolce. Questo è un estratto. Che profumino. Questa è una siringa un po' particolare. Vediamo subito se ci si riesce. Primo tentativo. Possono edulcorare con lo zucchero, ho qui dei simpatici confetti a forma di cuoricino, anche tipo i Smarties, ed ecco i vostri pancake che sono pronti da mangiare, sono anche carini da guardare. Buon appetito! Se vi è piaciuto il mio video, mettetemi un like, grazie, e iscrivetevi al mio canale. Vi mando un bacio, al prossimo tutorial, non solo di cucina, ma di tutto, tutto quello che riguarda la casa. Ciao ciao!